Per Settimana Sport siamo con il capitano della Cairese Saviozzi. Allora, dai, adesso semifinale playoff. Semifinale playoff, sì, esatto. Un grande obiettivo abbiamo raggiunto, era comunque un'ottima squadra. In Riva Samba siamo stati bravi e abbiamo centrato due ottime vittorie, soprattutto in questo campo qua che è molto difficile. E complimenti a tutti i ragazzi, complimenti allo staff e continuiamo così. Ma ho visto che siete una bella squadra, sia dal punto di vista come gruppo, ma anche come gioco, come palleggio. Sei d'accordo sul mio commento? Sì, no, allora siamo un gruppo fantastico, siamo come se fossimo una famiglia, perché siamo tutti uniti, siamo anche fuori dal campo e questo aiuta tantissimo nel proseguo degli allenamenti, della partita e abbiamo dimostrato che giocando palla a terra, anche a volte anche buttandola via, perché comunque ci sta, possiamo raggiungere degli ottimi risultati e speriamo, adesso vediamo poi in semifinale cosa possiamo fare. Ma direi siete riusciti a fare 6 gol a Riva Samba in 2 partite. Riva Samba, diciamo, ha messo sotto squadre tipo Assolutamente la difficile. Sestrese, se non sbaglio errato, la Fezzanese. Perciò, diciamo. No, guarda, se essere sinceri, soprattutto l'andata, il 3-0, come dicevamo anche col mister, e tutto era tra virgolette bugiardo, perché comunque abbiamo sfruttato le palle che ci sono capitate. E di sicuro non meritavamo, a mio avviso, il 3-0, perché comunque loro sono un'ottima squadra, giocano un ottimo calcio. Però per una volta siamo riusciti a sfruttare tutte le palle che ci sono capitate e siamo contentissimi. Adesso speriamo in bene per la squadra che dovremo affrontare, perché ancora non si sa se la Sestrese o il finale, perché stanno ancora giocando. Beh, ma direi siete stati molto bravi anche in difesa. Molto, Praticamente, se non sbaglio, il Riva Samba ha fatto il primo tiro al 27° del primo molto. tempo, Assolutamente quando sì, la vabbè. partita era già sul 2-0. Sì, ma lì gioca anche molto di morale. I nostri due centrali difensivi, compresi due fratelli filippini, li chiamo, che sono come Antonio e Emanuele, vabbè, sono i fratelli Moretti. Se sono sempre accesi possono dimostrare di essere la difesa migliore del campionato, però devono sempre mantenere il ritmo alto e sempre il cervello acceso, e sono Ok, fondamentali. benissimo, ti ringrazio, Grazie ciao e mille a in bocca al voi. lupo per le semifinali, come ho detto già ai tuoi colleghi e al vostro allenatore Viva che ho il lupo! intervistato. Ciao, Ciao, ciao. ciao.